Saluto da Darko e Clo! Ciao a tutti ragazzi! Rieccoci su Rise Son of Rome. Sì. La nostra serie che ci piace. Sì, molto bello. Eravamo rimasti che dovevamo fare tipo il boss. C'era un panzone grosso che ci aveva sfidato e avevamo aspettato oggi per poterlo affrontare. È vero, vero. Come andrà secondo te? Ce la faremo? Ovvio. Sarà forte? Ovvio. Ovvio e forte, non ce la faremo? Ovvio. No, ovvio. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere come andrà. Sì. Eccolo che arriva il panzone. Eccolo, eccolo. Con i capezzoli coperti. Sconfiggi il capo dei barbari. Ok, dov'è? Sì, ma ce n'è più di... Tanti capi dei barbari. Ah, quello c'ha... Non ci provare te, eh. Dai, te, dai. Facciamo vedere noi di cosa siamo capaci. Oddio. Via. Questi non sono facili da affrontare. No? No, una buona parte hanno lo scudo. Aia. Perché in effetti la tua vita è un po' scarsa. Fammelo colpire. Ah, vai. Ti fa tanto male quando ti colpisce. Vai, ce l'ho fatta lo stesso, dai, via. Perfetto, perfetto. E infatti hai rigenerato salute. Sì. Vai, mi sono recuperato. Panzone, vattene via, cosa vuoi? Io devo affrontare... problemi, figlio. Mi si sono viste le mutande. No. Vuoi morire te? Oddio. Dai, via il braccio. Vai, bravissimo, bravissimo. Hai recuperato anche tutta la vita. Panzone. Devo togliergli lo scudo e colpirlo. Vai, così. No. No. Aia. Muori, 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 vai. Vai, 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 massacro. Sì, però pensavo che morisse in modo più figo, è un boss. Morto così, che delusione. Ordina ai soldati di aprire il fuoco sulla torre principale. Via! Vai. Via, sì. Fuoco. Distrugge tutto, distrugge tutto. Ciao. Ma come fa il figo lui con... la sua spada. Il nostro Marius ormai le sa tutte. Sì. Ma quanti sono? Ma dove erano tutti questi qua? Io da solo e loro sì, lì sì, giù. Sì, è sempre così, sempre così. Ma non si può. Adesso muoiono tutti. Speriamo di no. E quindi? Abbiamo conquistato il forte. Ma come ci acclamano. Marius, Marius, Marius. Vai così. Faccio sempre tutto io. E la dea là in alto che ci guarda. Pure lei ci acclama. Quello. E scompare. Non la caghi, ovvio che quando la vedi la devi tenere sott'occhio. Non puoi distrarti. Sennò se ne va. Ma voi per voi che idea è quella lì? Chi sono quelli lì che compaiono e scompaiono? Bella domanda. Comandante! Ciao! Vediamo cosa ha da dirci. Ci ha recuperato l'arma. Oggi abbiamo perso soldati e ufficiali valorosi. Marius, hai dimostrato di saper comandare. Hai ottenuto il rispetto degli uomini. Quindi, prendi questo elmo. È il mio, come l'ho perso. Grazie. Ok, ora non... Legionari! È come prima. Salutate il vostro nuovo centurione! Siamo un centurione adesso. Mario! Mario! Va bene, calmatevi! Basta, boh. Ora calmatevi. Sentite. Sapete cosa attendervi da questi barbari? Una razza di carogne rabbiose che lotteranno con le unghie e con i denti. Addirittura. Ma loro ancora non sanno che cosa li aspetta. Roma! C'è Marius. È la civiltà! Roma è l'ordine! Roma è potere!
è qui fuori? Noi siamo Roma! Bravo, giusto? Bravo, bravo. Chi è? Chi è? Cosa ci faceva là con la... Comandante, i barbari di Re Oswald marciano su York. Io ora vado in bagno. Il generale Commodo e la sesta coorte li hanno ingaggiati, ma di loro non abbiamo notizie. Ormeggiate le navi rimaste e scaricatele. Preparate gli uomini. In marcia per York! Si parte ancora. Vai. L'avanzata settentrionale nel cuore dei territori ribelli è stata sfiancante, rallentata dagli scontri con queste tribù incollerite. Roma ha portato pace, benessere e prosperità in queste terre. Una pace infranta da una ribellione dilagante. Ora, finalmente, siamo giunti in prossimità del focolaio della rivolta. Lì dove regnano Re Oswald e la figlia guerriera. Mezzo alla foresta. Siamo va a fare jogging. Forest. Ma che bello il posto. Sì, sì, è molto bello. Bello. D'accordo. Stava sussurrando. Guardalo, proprio fiero lui. Sì, sì, sì. Gli esploratori riferiscono di un'armata barbarica in rapido approccio. Se si ricongiungono con questo esercito, non avremo speranze. York allora cadrà. Quei cani dalle chiome scarmigliate ci sovrastano per 20-1. Lo scontro diretto è assolutamente da evitare. Non attaccherete? Il loro comandante, Re Oswald e la figlia Boudicca sono tra loro. Se lo catturiamo, i capi tribù saranno obbligati a negoziare la resa. A quel punto Oswald dovrà inginocchiarsi e giurare fedeltà a Roma. Questi britanni sanno onorare un patto. Loro non hanno onore. Questi parassiti osano sfidare la potenza di Roma. Devono subire il nostro castigo. Il nostro castigo? Sì. O il tuo? Signore? Basta. Soffocheremo la ribellione a modo mio e senza mettere a repentaglio vite innocenti. È chiaro, centurione? Sì, comandante. Eccellente. Bravo. Un piccolo distaccamento penetrerà nell'accampamento per catturare Oswald e Boudicca. Io guiderò il grosso delle forze e bloccherò i rinforzi. Quali sono i miei ordini? Ti ho promesso il sangue, no? Tu catturerai Oswald e Boudicca. Per proteggere i tuoi soldati, dovrai eliminare gli arcieri appostati sull'acquedotto. Andrai in avanscoperta. Intesi, signore. Va bene. Quindi non ho capito, sarà una missione stealth o ancora ammazza, ammazza, ammazza? Secondo me è ammazza, 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 da quello che ho capito. Perché lui ha detto ti ho lasciato il sangue, cosa del genere. Dai, perché devo catturarli, vivi incubi, incuni. Allora, raggiungi il fondo della gola. Io seguo la l'acquedotto. Quindi siamo da soli. Vero? Sì, sì, siamo da soli. Dobbiamo proseguire in questo posto. Sì, ma che bello. Ho fatto bene, dai. No, no, ma sto gioco su ste cose è fatto bene. Ah, guarda, per ovviare che le mutande si tolgono, che la gonna si tolga, hanno messo quei robili così a tine giù. Vedi? Quelle cinture. Sì? Eh sì, secondo me l'hanno fatto apposta per i bug. Devo saltare giù? Salta, centurione! Ah, non so se è come dici tu. Sì, è per dire. Beh, comunque è realistica come cosa, perché in effetti... C'è uno scudo. Lo puoi prendere. Nuova cartolina, perfetto, possiamo mandare una cartolina a nostra madre. Vabbè, siamo in un posto nuovo, quindi sì. Ah, no, nostra madre è morta. Ah già, e anche il ma nessuno. No, non può mandare le cartoline a nessuno. No. Va bene, gliela mandiamo qualcuno. Bene. E mandiamo i nostri iscritti. Va bene. Avete sentito, Boudicca? Andiamo in ricognizione e piazziamo trappole e occhi aperti. Ripariamo qualsiasi elimina attività romana. Non l'ho fatto in tempo a leggere. Dobbiamo eliminare i barbari. Sì, beh, tutto per riaverlo. Elimina la pattuglia dei barbari. Qualsiasi come cosa, sempre. State l'allarme. Se non ci pensiamo noi, eliminarli qua. E questo chi è?
Ah, c'è anche uno scudo diverso, mi sono accorto adesso. Chi? Io. Ah, grazie alla cartolina? No, penso che sia grazie che siamo qui. Che sei centurione. Eh sì. Cioè, ci ha mandati realmente da soli. Eh sì, ma noi possiamo. Possiamo fare beh, tutto sì, da soli. Beh sì, sono d'accordo che noi possiamo, per carità. Vai, nel collo. Io no, io sono qua per giocare e farmi una gita in mezzo al bosco. Dai, perfetto. Boh, è andato anche quello. Yeah. Trova la strada per l'acquedotto, ok. L'acquedotto è quello. Beh sì, infatti, l'acquedotto è quello, quindi siamo molto vicini. Bella poi questa corsa d'ostacoli. Ma c'è qualcosa di qua? Ma c'erano due strade allora? Oppure mi sono confuso io? Non lo so, però è bello come è fatto. C'è qualcosa qua. Cronaca ottenuta. Cronaca di Narnia ottenuta. Ah, ma mi sa che era giusto per arrivare a quel punto, per prendere questa cronaca. Ah, ok. Ok, torniamo a Andrea. Infatti c'è il simbolo di là di andare. Bene, bene, bene. Noi saltiamo, si fa un cazzo. Cerca un punto per guardare il fiume in sicurezza. No, aspetta, per guadare? Guadare? Ah. Per guadare, ma hanno sbagliato a scrivere, sarà guardare. È pericoloso attraversare qui. Guadare. Per attraversare, inteso, si intende attraversare. Ah. Allora, vediamo un po'. Mi fa salire. No. Ma in alto c'erano dei nemici, in alto a sinistra. Dove? Nell'acquedotto. Là, sì. Ah, ok. Ma io devo fare un'altra strada, quindi cosa sono? Simboli? Belli. Sembrano quelli di Sherlock Holmes. Sherlock Holmes is everywhere. Cos'è? Sono messaggi che dobbiamo continuare la serie? Infatti, sono messaggi subliminali che dobbiamo continuare la serie. Già. Che figata sto posto. Mica tanto. No. Non tanto. Qua non si può fare la cartolina? C'era la cartolina? No, era per scherzare. Giusto, giusto. Facciamo una bella foto e mandiamola. Sa che c'è anche un brutto odore, perché non si copre il naso. È probabile. Lì sembra The Forest. Ecco cosa rimane. Siamo arrivati le palefette di The Forest. Sì, sì, te l'ho detto che siamo rientrati in The Forest. Mamma mia, brutali sti barbari, Sono una trappola! Ah, e devo fare spazio. Ok, qui mi ha avvertito. Per la prossima volta non ho più gusto. E come fai a riconoscere le... Quando le senti che partono devi premere spazio. Mamma mia, ci vuole proprio... Io provo anche a stare attento. Vedere se le vedo prima. Certo. Anche tu, visto che sei lì. Certo. Tieni d'occhio, altri troppi appesi. È un barbaro. Sarà tipo un boss. Sì. Sì, ma ho visto che il boss qua fa cagare. Sì, bel vieni, modo vieni. Di comunicare. Morte ai porci romani. Uccidi il nemico che ti ha teso l'imboscata. Oh, questo è forte, si para bene. Adesso non ti pari più. Mi sa che questo di boss è forte, anche se come quello della prima serie, della prima puntata, che era forte forte e poi è morto subito, come questo. E non ti ha colpito manco una volta. No. Ok, allora. Oddio, aspetta. Via la gola. Ok, se non arrivano più, io direi che per oggi è tutto. Da Darko e Clou. Un saluto. Ciao, ciao. Ciao. Mutandine! Join the Occult Club. Dai, andiamo nell'Occult Club. Oh, yeah. Va bene. Cominciamo a fare roba. È la mia